Io rinascerò, cervo a primavera, perché sei un brutta persona. Buongiorno, 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 amici della Zoccola Dura, buongiorno. Il derby è finito, stop, finish, caput. Finito, finito. Complimenti a chi ha vinto, perché chi ha vinto ha sempre ragione. Quindi complimenti a chi ha vinto, ma adesso è finito, finito. Questa è la cosa che dobbiamo fare noi oggi. Oggi, a partire da oggi. Perché? Intanto, prima di iniziare, vi invito a scaricare l'app di OneFootball per rimanere sempre aggiornati sul mondo del calcio. Boom, 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 boom. Link in descrizione. Scaricare. Bravi, ormai lo sapete, bravissimi. Bravi, bravi, bravi. Diciamo così che avere perso il derby, tolti gli sfottò e il dolore morale che ti lascia dentro, perché è così, inutile che ci giriamo intorno, è così, proprio il rosicamento e il bruciore di rettale che ti rimane. Tolto questo, fondamentalmente a noi cambia poco e niente, perché noi non è che ci stiamo giocando in campionato, no? Ci stiamo giocando un posto in Europa League e quindi ci cambia poco. La cosa più grave però è se adesso questo derby ce lo portiamo dietro per un mese, per 2 mesi, come abbiamo fatto ai tempi di Gattuso. Grande Gattuso, questa settimana tifo Gattuso, fino a domani sera tifo Gattuso perché lui è l'allenatore più bravo del mondo e sono sicuro che domani vincerà. Dai Gennaro, tifo per te, dammi una soddisfazione. Dai Gennaro, detto questo. Non ci dobbiamo portare dietro il derby. Mi raccomando, non ce lo portiamo dietro. Adesso è finito. Abbiamo perso, punto. Non lo voglio più sentire nominare. Ne ho parlato fino a ieri sera, vi ho fatto la live. Quindi chiunque vuole sapere cosa penso del derby, delle qualità delle rose, di qua, di là, allora non andremo mai d'accordo. È inutile che venite qua a scrivermi, non capisci niente di qua. Per me, questo qua è milanista. Io sono milanista vero, vero, non come tanti altri, sono milanista vero. Quindi per me, che sono milanista vero di Milano, l'Inter è sempre scarsa, sempre, pure quando ha fatto il triplet, sempre scarsa l'Inter, sempre. Quindi se verrete qua da me, per me l'Inter sarà sempre scarsissima. Di conseguenza non me lo chiedete neanche. Sapete già la mia risposta. Volete un obiettivo che dice la verità? Ok, perfetto. Non mi chiedete dell'Inter se mi volete obiettivo. Se non mi volete obiettivo, allora sapete che per me sono sempre scarsi. Ok? E non me lo chiedete neanche, già lo sapete. Quindi, detto questo, che è una promessa che dovevo fare perché poi mi scrivono. Non mi rompete le scatole! Non mi rompete le scatole! Detto questo. Chi vuole sapere il derby si va a vedere la live di ieri. Da oggi, in questa macchina, in questa testa, 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 si pensa solo alla Juventus, che è una partita molto più importante del derby. Molto più importante del derby, perché lì c'è l'eliminazione. È vero che c'è andata e ritorno. Ma chi vince va in finale. Non è che chi vince poi vediamo. No, 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 no. Chi vince questa eliminazione, andata e ritorno, va in finale e volisso gel a tutti quelli che fino a ieri, che stamattina continuano a prendermi in giro, volisso gel per voi che non ci becchiamo in finale. Io spero di non beccarvi perché sono certo. Sono certo e sicuro che l'allenatore migliore del campionato italiano, Gennaro Gattuso, domani 4-4-8 vi manda a casa. Ma detto questo, se non dovesse mandarvi a casa e noi dovessimo andare in finale, pregate di arrivare in quella finale che avete già vinto lo scudetto, perché se ve l'alziamo in faccia, questo canale esplode, esplode. Poi esplodo io con il taxi, boom! Esplodo dentro il taxi. Quindi, volisso cielo, una bella finale Milan-Napoli. Ci starebbe proprio al bacio, proprio
con Gennaro Gattuso che viene poi a fine partita con noi ad alzare la coppa, magari vuole il succello, vuole il succello. Va bene, comunque, dopo questi sogni vaneggianti di fantasie di Kaori, adesso iniziamo a pensare a Juve. Cioè, perché vi ho voluto far sognare un po', amici e fratelli rossoneri? Perché qua c'è un'area di demoralizzazione, depressione post-derby, ma bisogna capire che ormai quello è andato, finito, chiuso, caput. Iniziamo a pensare alla prossima, a giovedì. Giovedì è importante, eh? È importante, perché sennò poi non ti rimane più niente. Tra l'altro quelli lì brutti senza colori, con cui giochiamo giovedì, arrivano da una sconfitta col Verona. Quindi saranno ancora più arrabbiati, ancora. E quindi sarà una partita molto difficile, però giochiamo a San Siro. Non ve lo dimenticate che giochiamo al Giuseppino Meazza. E quindi vediamo cosa succederà. Io ho già dimenticato il derby, ve lo dico, l'ho già dimenticato, sto pensando alla Juventus. Spero e mi auguro che il caro Stefano Pioli, perché ieri già mi chiedevano, secondo te che formazione metteremo contro la Juventus? La stessa devi mettere, la stessa. Al massimo puoi togliere Çalhanoğlu, sapete. Istituto Suore Orsoline. Ci andiamo? Andiamo, va, magari ci diamo una preghierina per giovedì. Andiamoci. Stavo dicendo, spero che metterà la stessa. Al massimo puoi togliere Çalhanoğlu, che tanto ragazzi a me Çalhanoğlu non me ne frega niente, anche se dice ma ha giocato bene tra le linee, ho capito. Quanti gol ha fatto? Zero. Quanti assist ha fatto? Zero. In conseguenza preferisco avere qualcuno che fa un po' meno di Çalhanoğlu, però più concreto. Un attaccante, per esempio, che avremmo dovuto comprare nuovo. Secondo me non l'abbiamo comprato. Vediamo se gioca Leao. Comunque, l'unico cambio, se proprio lo devi fare, lo farei lì. Se no, lascia la stessa formazione, non cambiare niente. Non voglio nemmeno sentir nominare per sbaglio, nemmeno per sbaglio, voglio sentire la parola turnover. Non lo voglio sentire proprio, perché turnover lo fai domenica col Torino, che non me ne frega niente se andiamo in Europa o non andiamo in Europa, che tanto può anche essere che dobbiamo disdire, quindi proprio sai cosa me ne frega a me di andare in Europa League. Quindi mi raccomando Pioli, non fare scherzi selvaggi. Adesso riposo, oggi tra l'altro lunedì, oggi no, è martedì, ieri si sono riposati i ragazzi, penso che non hanno fatto un cavolo. C'è gente che mi dispiace, il povero Pavoletti, che è riuscito a rinfortunarsi anche a cena, non si sa come, non lo voglio nemmeno sapere, mi spiace però, era tornato, cioè, di nuovo infortunato a cena con la squadra. Misteri della fede. Vabbè che noi abbiamo gente, non faccio nomi, Nelson Dida, che si sono fatti male pure seduti in panchina. Ma come si fa? Cioè nemmeno gli statali. Boh, come fai a farti male seduti in panchina? Vabbè. Detto questo, ragazzuoli, adesso dobbiamo riunirci tutti uniti, dimenticare il derby. Non voglio più sentirne parlare, ma da noi soprattutto. Finché ne parlano gli altri è normale. Un interista cosa deve parlare? Di trofei, no? Parlare del derby, no? Quindi finché ne parlano gli altri non ci interessa. Noi non dobbiamo più rispondere niente, zero. Non dobbiamo aprire discussioni, niente. Finito, derby chiuso. Che sentivo già parlare oggi anche sulla Gazza. Pioli, se non c'entra la Champions non verrà riconfermata. Ragazzi, io la Champions ho sempre detto che non c'è nessuna possibilità, perché siamo troppo lontani. Primo. Secondo, Pioli se ne andrà comunque, non avete capito niente. Che arriva il nuovo proprietario, arriverà un nuovo allenatore. Anzi, a proposito, per quegli scoloriti che vogliono il ritorno di Allegri, no. Cioè, da una parte sarebbe meglio, perché se arriva Allegri lo scudetto va a Torino, proprio sicuro 100%, e l'Inter se lo può dimenticare. Però l'avete mandato via, adesso lo voglio io Max. Lo voglio io l'immenso Max. Quindi l'anno prossimo io voglio Max. Non fate scherzi, eh. L'avete mandato via? Volete puntare alla Champions? Vi tenete Sarri. Come dice mio amico Darone, c'ha ragione. Avete preso l'allenatore? 3 anni ve lo dovete tenere. 3 anni se volete vedere i frutti. Se no,
curucù, non vedete niente. Va bene ragazzuoli, vi saluti, spero di essere stato molto chiaro, non risponderò a nessuno per quello che riguarda il derby. Anzi, risponderò, il derby è finito, punto, chiuso. Ciao ragazzi, ci vediamo pomeriggio se riesco, una bella live con Vito dove non gli farò parlare del derby. Curucù, ciao belli.